Su Sciovento, e questo è il titolo della canzone che il cantautore Salvo Buono ha voluto dedicare a Caronia, suo paese di origine, ed oggi è stato presentato per la prima volta il video del brano interamente girato in territorio caronese. Ce ne parla Giuseppe Cuva. Oggi pomeriggio, presso la sala conferenze di Palazzo Cangemi a Caronia, è stato presentato il nuovo brano del cantautore originario, proprio del centro caronese, Salvo Buono. Il brano dal titolo Sciuscia Uventù è una vera e propria dedica al proprio paese di origine. Infatti, il cantautore originario di Caronia adesso vive e lavora a Pinerolo, in provincia di Torino, e racconta nella sua canzone proprio la nostalgia per Caronia, il suo paese natale, che ha dovuto lasciare a soli 8 anni per trasferirsi con la famiglia in Piemonte. E nel testo della canzone si può scorgere proprio l'animo del cantautore, che è un mix di emozioni tristi e felici nello stesso momento, nel ricordare la propria terra di origine, i suoi profumi, gli odori e i paesaggi, che rimangono indelebili nella memoria di chi per un motivo o per un altro è costretto ad andare via e lasciare il proprio paese. Salvo Buono, quindi, nella sua canzone dedicata all'amata Caronia, non fa altro che parlare di un dramma, se vogliamo chiamarlo così, che accomuna tutti i piccoli centri nebroidei, ovvero quello dell'emigrazione, che costringe molti giovani soprattutto a lasciare la propria terra, ma il ricordo e le emozioni del proprio paese di origine rimangono sempre nel cuore di chi va via. Il video della canzone è stato girato nel marzo del 2016 tra Caronia Centro, le frazioni Marina e Canneto, la Contrada Piana e altri incantevoli scenari caronesi. Ed è quindi anche uno spot per il centro nebrodeo, una vera e propria canzone d'amore, accompagnata anche da splendide immagini che Salvo Buono ha voluto dedicare a Caronia e ai caronesi. Tutta la situazione è stata emozionante, perché ho rivissuto quei momenti da piccolo. E passando tra i vicoli mi è passata tutti quei momenti sono venuti in mente. È stata una bella esperienza, bella veramente. E il distacco è la storia di un bambino di 8 anni che lascia la propria terra e le rivede questa tristezza insieme al bagaglio che si porta via. Ad affiancare il cantautore in questa fatica musicale, l'assessore alla cultura del comune di Caronia, Vittorio Alfieri, che ha creduto fin dal primo momento nella bontà e nella bellezza del progetto proposto da Salvo Buono. Diamo un grazie a Salvo Buono per il regalo che ha voluto fare alla nostra comunità. È un regalo che ci ha commosso tutti e che non è un regalo. Di solito si dice basta il pensiero, però in questo caso non è solo il pensiero, perché c'è anche sostanza, perché Salvo di suo ci ha messo anche fatica, soldi, tempo e amore soprattutto. L'amore non si può quantificare e infatti una cosa che mi ha emozionato, mi ha lasciato quasi senza parole, è che gente come Salvo, ma ci sono altri scrittori, giornalisti, cantanti, artisti in generale, che se hanno lasciato i paesi dei nebrodi, non voglio fare un discorso solo di campanile, negli anni passati ricordano questi luoghi con un amore, con un attaccamento, io oserei dire con una malattia buona, che chi invece rimane qua spesso perde di vista gli aspetti positivi, e quindi loro, e in questo caso Salvo Buono, sono delle luci, delle spie che ci fanno ricordare che la nostra terra dei nebrodi, per quanto cenerentola, ha delle potenzialità che non sono inferiori a nessuno.